La nostra regione è interessata marginalmente da un corpo nuvoloso in risalita dal Nord Africa. Si tratta di nuvolosità poco compatta che difficilmente potrà dar luogo a precipitazioni. Intanto, nel corso del fine settimana, l'alta pressione subirà un notevole rinforzo con l'espansione di un promontorio in quiete di matrice africana, il quale raggiungerà i paesi baltici inglobando tutta la nostra penisola. Aria calda inizierà ad affluire sulla nostra regione, determinando un consistente aumento delle temperature, in modo particolare tra domenica 9 e lunedì 10 maggio. Si tratterà però di una condizione temporanea, poiché a stimolare l'espansione dell'alta pressione verso nord sarà l'affondo di una circolazione depressionaria ad ovest della penisola iberica, depressione che nei giorni successivi evolverà verso levante, determinando un sensibile peggioramento delle condizioni meteorologiche e soprattutto una sensibile diminuzione delle temperature ad iniziare dal settore nord-occidentale della nostra penisola. Ecco in dettaglio il tempo previsto per questo fine settimana. Sabato 8 maggio, condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, con maggiori addensamenti nelle aree montuose, ma con basso rischio di precipitazioni. Temperature senza particolari variazioni, venti deboli a tratti moderati da nord-nord-ovest e mare tra poco mosso e mosso. Domenica 9 maggio, cielo sereno poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata. Temperature in aumento, con valori massimi al di sopra dei 20 gradi centigradi, segnatamente nelle aree interne. Venti deboli di direzione variabile, tendenti a disporsi da scirocco. Mare quasi calmo. Nella giornata di lunedì affluirà aria ulteriormente calda, con condizioni meteoclimatiche dal sapore estivo. Infatti, il cielo si presenterà sereno, poco nuvoloso, solo con qualche velatura. Le temperature saranno in ulteriore aumento e potrebbero raggiungere i 27-28 gradi centigradi durante le ore centrali della giornata. Venti deboli da est-sud-est e mare quasi calmo o poco mosso. Questa situazione è destinata però a cambiare anche drasticamente tra martedì 11 e mercoledì 12 maggio a causa dell'avanzata della depressione da ovest. Potrebbero così ritornare le piogge a partire da mercoledì, con temperature che subiranno una sensibile diminuzione fino a portarsi su valori al di sotto della media stagionale. Ma per maggiori dettagli invito come sempre i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteogiuliacci.it e sul gruppo Facebook Meteo Cilento. Termino qui, un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.